Ragazzoli, ragazzoli, i cugini sono in salute. I cugini stanno bene ed è serrata la lotta all'Europa League. È serratissima là, con il Napoli che adesso pareggia. E poi ci arriviamo, video apposito, parleremo anche di Napoli, che l'ho visto in qualche modo tra DAZN, Sky, sta roba mi fa snervare, perché mi fa snervare. Ma parliamo in questo video, parliamo del Milan, dei cugini che sono una squadra in salute. Prima di iniziare, scarichiamo l'app OneFootball per rimanere aggiornato su quella che è anche la classifica, che adesso va sempre vista, perché si gioca lì, punto a punto, link in descrizione, l'app è gratuita, basta soltanto scaricarla e via. Allora, io non c'ho qui le statistiche precise, non ce l'ho. Malgrado poi le statistiche sappiamo bene che contino poco, e mai come in Milan-Parma contano poco, e poi vi spiego anche il perché. Sostanzialmente il Milan avrà tirato in porta 30 volte. Dico 30 volte, non è un numero buttato lì a caso, di no, per dire il numero. No, no, 30 volte ci ha tirato in porta. No, in porta, scusate, tiri totali. Attenzione, il problema sono appunto i tiri in porta, dove il Milan è stato, almeno nel primo tempo, molto precario da un punto di vista della precisione. Però alla fine, ragazzi, questa è una squadra che segna anche da fuori. Trova il gol con Kessié da fuori, che sì, merita una menzione a parte, una menzione speciale, perché è il giocatore in più. È il giocatore di più del Milan post lockdown, è l'equilibratore in campo, è quello che in questa squadra adesso fa tutto, che si fa tutto, è quello che dietro ti va a chiudere gli spazi, ed è quello che lì davanti, con inserimento, con progressione, questo e quant'altro, è l'uomo in più. Cioè, su che sì, c'è poco da fare. C'era una voce di mercato che diceva che il Milan e l'Inter volessero fare lo scambio che sì vesino. Ma subito! Che sì vesino! Ma adesso! Adesso me più! Assolutamente! Tanto non ci sto alzando tutte e due a Milano, anzi, non c'è bisogno. Non si pagano nemmeno le spese di spedizione. Ma qualora si pagassero, ma tutto quello che vuoi! Ma tutto quello che vuoi! Cioè, avete visto che gol che fa che sì? Ma avete visto che gol che ha fatto che sì? Cioè, pazzesco, eh. Non è che, attenzione, non è che ha il piede caldissimo che sia adesso. Però questo è uno che batte i calci di rigore. È uno che ogni tanto il tiro da fuori te lo trova. Ripeto, è uno che da un punto di vista della qualità possiamo stare lì un po' a giudicare. Ma dalla quantità? Oh, questo è ovunque. Che sì, è un giocatore. Oh, come si dice? Che si trova in più posti, c'è un termine che, come al solito, devo sta qua a fa figure di merda, perché il termine non mi viene e la figura di merda me la devo sempre portare a casa. Obiquità, c'era un termine, c'è un termine, poi me lo studio, magari è in un'altra vita ve lo vengo a dire. Comunque, è tanta roba in questo momento, che sì, tanta roba. Ma lo stesso Milan, che dicevo, magari poco preciso, però contro il Parma è arrivato in porta con una facilità incredibile, tanta facilità, ma a volte non conta, perché sino al 2-1 del Milan, se vai a vedere le occasioni più ghiotte, le ha avute comunque il Parma. Ripeto, il Milan ci è arrivato sempre, 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 ma il Parma sull'1-1, no, sull'1-1 o sul 2-1? Attenzione, adesso fa. Mi sa che sull'1-1, sull'1-1? O comunque sul 2, no, me lo ricordo, altra figura, ha avuto delle occasioni, la traversa, ha avuto la traversa sulla stessa azione, Gervinho che fa la cilecca in un modo pazzesco, e poi Inglese che ci mette lo zampino, Donnarumma, con i tempi giusti, alla grande. Cioè, se vai a vedere, a volte le statistiche non sono indice di pericolosità, perché la porta, i giocatori del Milan l'hanno trovata poco. Però ripeto, è una squadra in salute, è una squadra che sta bene, è una squadra che corre, una squadra che oggi ovviamente più che mai ha meritato comunque la vittoria. Ma bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, perché poi vedi, cioè, si giocano partite nelle partite, giocando ogni 3 giorni si gioca la partita nella partita. Se becchi gol, se rimani tutto aperto, può succedere qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto con Bologna-Napoli, e ci arriviamo nel prossimo video. Quindi, cioè, c'è una lotta lì punto a punto, bellissima, me la voglio stare a seguire, perché
perché è veramente, veramente incredibile. Bello, bello. E comunque il Milan in questo momento va. Viene quasi difficile pensare che questo Milan voglia davvero nuovamente apportare una rivoluzione. Dispiace perché se apporti una rivoluzione si parte nuovamente da zero. E quanto di buono fatto adesso con Pioli lo si vanifica. Secondo me questa è la realtà. Perché benché vada, comunque riparti da zero. Vediamo un po'. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, leccate. Vi aspetto subitissimo anche per parlare di Bologna-Napoli. Un grande abbraccio. Da Neschio.